protezione. Il Vault è vita. Il Vault è salvezza. Sei nato nel Vault 13 e morirai nel Vault 13. Tutti i tuoi amici vivono nel Vault. Tutti i tuoi bisogni sono soddisfatti nel Vault. La cultura della tua comunità è rimasta isolata sottoterra per decenni. Fuori dal Vault c'è la guerra, c'è la distruzione, c'è la perdizione. Il Vault è il mondo e fuori c'è solo il nulla. La porta sono le colonne d'Ercole. Il Vault è il paradiso e non dovrei mai lasciare quel paradiso. Il protagonista di questa storia è un avvocato, capo di una fazione del Vault 13 che è a favore dell'idea di aprirsi al mondo esterno. Ironicamente il suo desiderio viene realizzato, ma nel peggiore dei modi. Il soprintendente gli comunica che il chip di purificazione dell'acqua del Vault è rotto. Non possono ripararlo o sostituirlo. Senza quel chip presto finiranno l'acqua. Per questo il soprintendente gli affida le loro vite. Lo manda fuori dal Vault con una pistola da 10 mm e con una mappa che lo indirizza verso il Vault più vicino, il Vault 15, che dovrebbe avere dei pezzi di ricambio. L'abitante del Vault osserva la gigantesca porta del Vault aprirsi per la prima volta in vita sua e, prendendo fiato, esce, sentendosela chiudere alle spalle. Ora è da solo e la sua missione inizia. E dopo aver camminato attraverso i tunnel sotterranei, uccidendo i suoi primi nemici, dei topi mutati enormi, arriva finalmente all'esterno della grotta. I suoi occhi vengono accecati per la prima volta dalla luce del sole. Lui ancora non lo sa, ma per tutta la vita quella caverna in cui ha vissuto era una prigione illusoria. E ora che per la prima volta si acceca con il sole e sente la pelle scottarsi e seccarsi al vento, solo ora sta assaporando il vero mondo e il sapore della libertà. E così inizia il suo grande viaggio, un viaggio che lo porterà fra le rovine dell'America post-apocalittica a vedere il grande contrasto fra l'ottimismo capitalistico, la ricchezza del passato, il patriottismo e il positivismo da un lato, presente nei poster, nei libri, nelle pubblicità ancora presenti e ricoperte di polvere, e la miseria, la sofferenza del futuro, un futuro nato da una guerra per le risorse causata proprio da quella realtà tanto esultata, la radio con la musica ottimista e allegra degli anni Anta, mentre tu squarti una creatura mutata e orribile, effetto che si noterà molto meglio in Fallout 3. Non per niente una delle musiche emblematiche di Fallout è I Don't Want to Set the World on Fire, che rappresenta proprio l'apocalisse nucleare e la crudele ironia che riecheggia in questo mondo. Una forte ironia, una critica alla propaganda governativa e l'illusorio ottimismo della società americana, che ancora celebra il suo ottimismo nonostante sia ridotta in macerie. I poveri abitanti della zona contaminata, leggendo i poster che parlano di negozi strapieni, di nuove macchine in offerta, stentano a credere che un tempo trovare cibo fosse così semplice, che i loro antenati davvero siano stati così sciocchi da non pensare che quella fine che tanto temevano, che ovunque narravano come vicina, alla fine sarebbe arrivata veramente. Nel viaggio fino al Vault 15, l'abitante del Vault trova un piccolo villaggio, Shady Sands. Qui impara le basi per la sopravvivenza dei nativi, il baratto, i loro usi e costumi, impara la storia del Vault 15 e di come loro ne sono i discendenti, e dopo aver imparato da loro, anche lui ha qualcosa da insegnare a tutti. L'abitante del Vault insegna agli agricoltori la rotazione triennale, conoscenza data perduta, e dopo aver incontrato una ex guardia carovaniera chiamata Ian e averla assunta come spalla, stermina gli scorpioni radioattivi che piegavano il villaggio e rivende i loro pungiglioni al medico di Shady Sands, che ottiene una cura per tutti quanti. L'abitante del Vault è già considerato un eroe in questo piccolo villaggio ed incontra anche una ragazzina, la figlia del capovillaggio, Tandy, che desidera viaggiare e scoprire il mondo. L'abitante riparte, arriva al Vault 15 e, dopo aver fatto pulizia di ratti talpa, scopre con dispiacere che non c'è nessun chip da usare. Quando ritorna a Shady Sands, il capo del villaggio, Aradesh, implora il suo aiuto. Sua figlia è stata rapita dai Khans. L'abitante ed Ian arrivano alla base dei Khans e i barbari predoni schiavisti che da decenni attaccano Shady Sands. L'abitante del Vault decide di usare la diplomazia e convince Garl, il capo dei Khans, a lasciare andare la ragazza e nessuno si farà male. Garl alla fine cede alla minaccia, ma gli comanda di non farsi mai più vedere nelle loro terre. E l'abitante del Vault, per ora, li lascia stare. Dopo essere stato a Shady Sands, l'abitante decide di andare nel villaggio più vicino, Junktown. Qui incontra lo sceriffo Killian Darkwater, che gli parla dei problemi con le gangs interne e Gizmo, il boss del gioco d'azzardo che gestisce il traffico di droga in città. L'abitante del Vault si offre di aiutare lo sceriffo a portare giustizia in città. Dopo aver reclutato Tycho, il figlio di un Desert Ranger, nel gruppo, e dopo aver indossato un vestito di pelle per attirare l'attenzione di un cane chiamato Dogmeat, palese riferimento a Mad Max, risolve una crisi d'ostaggi liberando una prostituta senza che nessuno si faccia male. Poi finge di offrirsi come sicario per Gizmo ed uccidere Killian per lui, ma con una cimice addosso, per poi ucciderlo insieme a Killian a sangue freddo, ed infine unendosi ad una gang locale, fingendo un furto per guadagnarsi la loro fiducia
fiducia e convincendo la ragazza del capobanda a confessare e consegnare tutti quanti alle guardie. L'abitante del Vault decide di partire per la prossima città, Lav, il centro commerciale, una gigantesca città piena di mercanti, negozi, dove il suono della folla, dei tappi suonanti è assordante. L'abitante del Vault, con la fama di quello che ha fatto fuori Gizmo, finge ancora una volta di unirsi alla mafia locale, per poi consegnarli alla polizia e partecipare alla retata in una sparatoria degna di un film noir. L'abitante e i suoi si scontrano con alcune bande in città, liberano la casa di un contadino occupata dai predoni, incontrano un mutante di nome Harold, che per qualche tappo è disposto a raccontare la sua storia, di come un tempo viaggiò fino alla base di Mariposa e ora come penitenza una pianta gli sta crescendo sulla testa. Qui l'abitante del Vault può fare affari, vendere gli oggetti che ha trovato, comprare nuove armi, armature, oggetti e farmaci utili per lui e la sua squadra, e per fare un po' di soldi inizia anche a fare la guardia delle carovane, e questa è una meccanica fantastica, perché ogni carovana parte ad un certo giorno e a una certa ora ogni mese, quindi bisogna mettersi d'accordo, rispettare le scadenze, quando arriva in un posto si rimane per un po' lì e se vuoi continuare il viaggio e ottenere altri soldi devi ripresentarti alla partenza, altrimenti ti lasciano là. I Fargo Traders sono quelli con i viaggi più lunghi e rischiosi, ma pagano meglio. I Water Mercants hanno i viaggi meno costosi e, se pagati, porteranno acqua nel Vault per ottenere più tempo, ma pagano poco. I Crimson Caravans, oltre ad offrire una soluzione di mezzo, offrono anche un lavoro particolare. Un mostro ha iniziato a divorare le carovane e loro ti offrono denaro se lo fai fuori. Secondo Harold, questo mostro ha un solo punto debole, gli occhi. Si tratta del primo Deathclaw, ma purtroppo non sarà l'ultimo che incontreremo. Dopo vari viaggi, l'abitante del Vault arriva a Necropolis, una città di ghoul. I ghoul sono una categoria di mutanti, il cui corpo è simile ad un cadavere. Alcuni di loro sono praticamente degli zombie, e questo ha causato forte discriminazione verso quelli che invece sono ancora sani di mente, e che anzi sono condannati ad un'immortalità involontaria sin da quando le bombe sono cadute. I ghoul sono gli ebrei di questo nuovo mondo, una minoranza osteggiata da ogni villaggio e cacciata con le pietre, che ha deciso di cercare un rifugio per tutti quanti. La storia si ripete, ma ironicamente quello che doveva essere un rifugio di tolleranza diventa la propria antitesi, Necropolis. La città dei morti è piena di ghoul sia senzienti sia impazziti ed è governata da Seth, un vero e proprio dittatore che odia il pelle liscia, ossia i normali. Questa città è l'esemplificazione del concetto di sei finito nel ghetto. Il frutto della discriminazione produce una nuova discriminazione uguale e contraria. I perseguitati diventano persecutori. L'abitante del Vault viene a conoscenza anche della resistenza a Seth. Necropolis è nata da un Vault che non venne mai chiuso per osservare gli effetti delle radiazioni sugli umani. Cioè, ma che cazzo si aspettavano di osservare questi geni? Gli X-Men, cioè, lasciano la porta aperta. Dico, vediamo che succede. Comunque, i ghoul dicono che hanno bisogno di quel chip di purificazione per l'acqua, da quando un gruppo di strani esseri ha occupato le loro pompe di purificazione. Seth offre all'abitante e ai suoi una missione. Se loro libereranno le pompe, potranno prendersi il chip. L'abitante del Vault, a questo punto, incontra per la prima volta i supermutanti, creature enormi, armate di tutto punto, ma ottuse, che sembra stiano cercando umani puri, come gli abitanti del Vault. L'abitante ovviamente è ben attento a non rivelare nessuna informazione a questi mostri e poco dopo li stermina tutti quanti, per poi entrare nel misterioso Vault e recuperare i chip, e finalmente ritorna a casa. Qui però scopre che molte cose sono cambiate. La fazione che vuole uscire dal Vault dopo l'emergenza dell'acqua si è fatta più forte e c'è un ladro che ruba l'acqua a tutti quanti. L'abitante del Vault risolve questa e altre dispute, riportando la pace in tutto il Vault, dove viene considerato ormai un vero eroe. Impossibile non notare il riferimento alla storia A Boy and His Dog, in cui un ragazzo e il suo cane telepate, in un mondo post-apocalittico, vivono diverse avventure, la cui morale finale è che il mondo fuori dal bunker è ironicamente meno brutto di quello dentro il bunker, dove c'è una società distopica, chiusa e nevrotica. Ma il soprintendente ha una nuova missione per lui. Questa nuova specie, questi supermutanti, non si capisce da dove vengano, ma è chiaro, vista la loro fitness, che sono destinati ad aumentare e a dominare, a diffondersi, e in poco tempo potrebbero prendere il controllo della California, se non del mondo intero. L'abitante deve uscire di nuovo e scoprire cosa sta creando questi supermutanti ed eliminarlo. L'abitante del Vault viaggia ancora, arrivando al bunker militare di Lost Hills, dove c'è la confraternita. Per diventare membro dovrà superare una prova, ossia andare al Glow, una base pesantemente bombardata e radioattiva, e riportare un olodisco che provi che è stato lì. L'abitante del Vault, armatosi di Radix e Radaway, arriva nel Glow e si cala in profondità, dove esplora la base, recupera l'olodisco che narra di una setta della confraternita che si è separata ed è venuta qui morendo
riuscendo nell'impresa, e riesce anche a giocare a scacchi con il supercomputer Zax, che è rinchiuso lì da decenni. Se doveste giocare questa parte, state però attenti, perché ogni volta che salvate passano ore di gioco, quindi accumulerete un sacco di radiazioni e rischiando di morire. Lo stesso vale per le partite a scacchi, e non fate mai un solo salvataggio prima di venire qui, o rimarrete in un loop. Appena tornato, circondato dall'aura luminosa di un eroe, e probabilmente anche delle radiazioni, viene subito accolto nella confraternita. Riceve la sua armatura atomica, fa qualche missione per i cavalieri riparando i loro strumenti, viene addestrato da Rombus, il capo dei paladini, e fornisce delle cavie agli scribi. Ma è tempo di andare nell'ultima città rimasta, Buneyard, ossia la vecchia Los Angeles. La popolazione locale riuscì a salvarsi dalle bombe rifugiandosi in un vault di prova, che funzionò, ma salvandosi la popolazione si salvarono anche i suoi problemi, ossia le gangs di Los Angeles, famosissime. L'abitante del vault e i suoi scoprono che Aditum, un grosso quartiere di Los Angeles che ora è una vera e propria città, è governato dai giustizieri che fanno da polizia contro la gang dei Blades, forse dei discendenti dei Bloods. Il sindaco di Aditum un tempo aveva un figlio, ma qualche tempo fa è sparito, per poi ricomparire come cadavere esposto davanti alle mura di Aditum dai Blades. L'abitante del Vault viene mandato a farli fuori tutti, pensando che sarà l'ennesima missione di pulizia contro i predoni, ma visitando i Blades scopre molte cose. Scopre che i giustizieri un tempo erano dei predoni, e che governano con il pugno di ferro all'insaputa del sindaco, e usano i Blades come capri espiatori, dando a loro tutte le colpe del mondo e accusandoli di crimini che non hanno mai portato. I Blades non sono criminali, sono una banda di ribelli che si oppone al governo dei giustizieri, forse discendenti dei Crypts a questo punto, e favorevoli alla libertà. Il figlio del sindaco era un loro membro e anzi conosceva di persona la capobanda. Molto di persona. Fra loro c'era una storia romantica, e quando lei ha scoperto tramite un nastro che sono stati giustiziari ad ucciderlo per farlo passare per una colpa dei Blades come punizione per il fatto che fraternizzava con loro e rischiava di rivelare a suo padre la verità, lei ha giurato vendetta. I Blades ora vogliono liberare Aditum dalla dittatura dei giustizieri, ma da soli non hanno la forza. Dovranno ottenere le armi migliori dei mercanti migliori d'armi della California post-apocalittica, i Gunrunners. Questi sono a Los Angeles, ma sono barricati in una piccola isola immersa nel mare radioattivo, perché c'è un cinema che blocca loro la strada, isolandoli da tutti quanti. Quello è il cinema pieno di Deathclaw che hanno sterminato i Reapers. I Gunrunners promettono al protagonista che, se li libererà da quei mostri, gli daranno le armi che gli servono. Ma prima di fare questo, l'abitante scopre anche i Seguaci dell'Apocalisse, un gruppo pacifista dedicato all'aiuto dei più poveri e la cura dei malati, che intende rifiutare ogni conflitto, dato che la punizione per tale conflitto è stata l'atomica. I Seguaci rappresentano il frutto del trauma collettivo antropologico che è stato la guerra atomica. Proprio come la fine dell'impero romano per noi europei, esistono dei traumi che colpiscono un'intera civiltà. E nel genere post-apocalittico la guerra atomica è un trauma che tutti gli umani inconsciamente subiscono, è una colpa che tutti loro portano, un peso dei genitori che i figli si devono sobbarcare, un segno di come l'apocalisse è giunto a punire l'uomo, che ora deve fare penitenza esiliato dal giardino. Qui il protagonista incontra Katia, una ragazza molto abile nell'uso dei coltelli e nelle arti marziali, che si aggiunge alla sua squadra. I Seguaci lo informano che c'è una nuova religione nata nel post-apocalisse, i Bambini della Cattedrale. Questa strana religione predica bene ma razzola molto male, recluta bambini e li indottrina a venerare uno strano Master, considera l'apocalisse un segno divino positivo, un fuoco purificatore che porterà ad una nuova epoca, parla di uno strano battesimo che si fa nella loro cattedrale, ma chiunque si faccia battezzare non torna indietro, ed infine i loro oppositori spariscono dalla faccia della terra, uccisi come da dei fantasmi. I Seguaci chiedono all'abitante di indagare nella cattedrale, dove troverà una loro spia. E così l'abitante, Ian, Tycho, Katia e Dogmeat, armati di tutto punto, entrano nel cinema, dove inizia un vero e proprio massacro, fino a uccidere tutti i Deathclaw e rompere tutte le uova. A questo punto i Blades, con armi al plasma e armature da combattimento, entrano in città eliminando tutti i giustizieri. La città ora può vivere in pace. Prima di andare alla cattedrale, l'abitante fa una visitina ai Cans e li fa fuori uno dopo l'altro. Non tormenteranno mai più la California, ma a sua insaputa uno di loro è sopravvissuto. L'abitante e i suoi alla fine vanno alla cattedrale dei bambini, dove gli echi delle preghiere si spostano fra le pareti di questo immenso edificio gotico che raffigura il volto austero del Master, mentre all'interno uno schermo trasmette indottrinamento costante. L'abitante incontra la spia, che lo informa di come la cattedrale è il luogo dove nascono i supermutanti, si traveste da Seguace e poi sale lungo la torre più alta, e di piano in piano trova i supermutanti, armati fino ai denti, e i Nightkin, supermutanti che usano dei dispositivi
cattivi per l'invisibilità chiamati Stealth Boy. Erano loro gli assassini fantasma e li stermina uno dopo l'altro, fino ad uccidere Morpheus, il capo della chiesa, e ottenere da lui le chiavi per accedere ai sotterranei. Purtroppo nell'impresa muoiono alcuni suoi compagni, compreso il povero Dogmeat, che muore proteggendo il suo padrone. L'abitante si infiltra nei sotterranei, dove scopre come gli adepti venissero immersi nel Fev, ma solo i più incontaminati diventavano supermutanti decenti. Scopre dei prigionieri, scopre dei cuori degli esperimenti, scopre addirittura una squadra di esper dai poteri paranormali, tematica sempre presente nella saga di Fallout, ed infine incontra il Master, ormai fuso alla macchina e con tante coscienze contrastanti, che gli offre un ultimatum: o ti unisci all'Unity o muori qui. Ma l'abitante del Vault, che ha sempre preferito la diplomazia alla violenza, mostra un olodisco dello scriba Vree della confraternita al Master, che dimostra che i supermutanti sono sterili, non possono riprodursi, quindi sono una specie destinata darwinianamente all'estinzione. Il Master non può crederci, si rifiuta, ma poi pian piano la sua voce inizia a tremare. Vediamo un uomo che inizia a crollare. Qui si vede la sua umanità, la sua disperazione. Ha dedicato tutta la sua vita a quel piano che, a suo modo, voleva solo porre fine ai conflitti creando una nuova specie unita, per poi scoprire che è stato tutto inutile. Il rimorso per le sue azioni crudeli e struggenti, alla fine decide di farsi saltare in aria con tutta la cattedrale, facendo fuggire appena in tempo l'abitante del Vault. Ma non è ancora finita. L'abitante sa che esiste la base di Mariposa, dove c'è il Fev e dove i supermutanti vengono creati, ma non può saltare quella base da solo, gli servono degli alleati, e così chiede aiuto alla confraternita, informandoli del pericolo imminente. La confraternita avrebbe potuto fregarsene, fare l'isolazionista, pensare solo alla tecnologia, chi glielo fa fare di mandare i loro uomini a morire per salvare coloro che vivono in superficie? Già, chi glielo ha fatto fare all'abitante del Vault di aiutare quelle persone in superficie invece di fare soltanto la sua missione? Ma l'anziano Maxon, che è come il protagonista, e tutti gli altri sono ben decisi e mandano un plotone di paladini in armatura atomica ad assistere l'abitante del Vault, che assedia l'entrata della base e poi fa strada di piano in piano, sterminando i vari supermutanti ed infine distruggendo la base. Quel giorno, l'abitante del Vault e la confraternita salvarono il mondo da una nuova minaccia. Shady Sands, liberata dagli scorpioni e dai Khans, diventa un ricco e fertile villaggio. Junktown, senza Gizmo, perde il commercio di droga e il turismo legato al gioco d'azzardo, e la giustizia di frontiera di Killian spaventa un po' le carovane, ma diventa un forte di giustizia solido e sicuro, che ben presto si allea con Shady Sands per commerciare insieme e mettere in sicurezza le carovane con i loro uomini. Lab all'inizio teme questa competizione, ma poi entra in questa unione economica a cui fornisce una moneta unita, il tappo. Insieme queste tre città dopo uniscono anche i propri eserciti e poi si uniscono in una sola federazione, la New California Republic. E dopo la morte di Aradesh, il nuovo presidente è proprio la giovane ed intraprendente Tandy. Anche New Aditum, ora pacifica ed estremamente popolata, entra nella Repubblica e porta il proprio contributo. Quanto a Necropolis, la città dopo un po' si dissolve. I ghoul riprendono a viaggiare dopo questo primo esperimento di una comunità per mutanti. La confraternita contribuisce alla rinascita tecnologica della California e dopo la morte di Maxon III sale al potere Rombus, che propone una linea di convivenza con i civili, non di razzia per la tecnologia. È la nascita di una civiltà unita, democratica e sicura in California, e la tecnologia riporta gli standard di vita in alto. Questo è il finale migliore, è il finale canonico, ma come sempre ognuno può giocare come preferisce e ogni scelta avrà delle ripercussioni che potrà produrre un finale diverso per ogni singola città, esattamente come ogni singola città ha la sua colonna sonora personalizzata. Ed è questa la ragione del successo del primo Fallout, la grande libertà sin dalla personalizzazione del personaggio in stile pen and paper, che fu fra i primi ad offrire tra l'altro. Il giocatore può scegliere cosa dire, cosa fare in totale libertà senza nessun problema e ognuno potrà vivere la sua avventura. Ed è questa la filosofia del post-apocalisse. Le bombe atomiche hanno distrutto tutto, compreso lo Stato e le classi sociali. Dopo la guerra, fuori dal Vault, tu puoi essere chi vuoi, puoi essere il buono, il cattivo, darti la pazza gioia o essere un giustiziere a moto tuo, un mercenario egoista, perché come dice il mio amico Peter Baelish, il caos non è una voragine, il caos è una scala, un'opportunità di rompere le norme sociali e permettere di costruire da zero, di cambiare tutto, di essere chi vuoi, e c'è chi cade da questa scala, e c'è chi sale sulle spalle degli altri, e chi arriva in cima. E il bello del caos è che è equo, nel post-apocalisse sono pochi i privilegi e piove sul buono e sul cattivo, e la bomba atomica è la grande livellatrice. Ma non è un'anarchia in senso marxista, è una rivoluzione dei ruoli sociali che porta alla nascita di nuove regole e di nuove classi e nuove fazioni. La storia si ripete. E le storie post-apocalittiche ci piacciono
per via di una cosa chiamata reversione edonistica. Ci piace leggere di situazioni orribili, torture indicibili, nemici tremendi e mondi distopici, perché ci piace vedere il protagonista superarli e maggiore l'ostacolo, maggiore la gloria una volta superato. Il mondo post-apocalittico è la situazione peggiore del mondo, è per questo che abbiamo uno stimolo in più a tifare per il protagonista, a temere per la sua vita e a sentire una comune empatia quando l'umanità riemerge dalle ceneri e risorge. Per questo i riferimenti a Io sono leggenda, Road Warrior e On the Beach in Fallout si sprecano. E quando l'abitante ritorna infine al Vault 13, il soprintendente lo ringrazia per il suo duro lavoro. Li ha salvati tutti, ma non può lasciarlo entrare. Le cose sono cambiate. Gli abitanti del Vault, dopo questa esperienza, sentono di voler uscire, di aprirsi al mondo e colonizzare l'esterno. Ma lui, in quanto soprintendente, non può permetterselo. E soprattutto è cambiato lui. La zona contaminata lo ha trasformato. Non è più l'avvocato che è uscito timidamente dal Vault. Ora è un eroe che ha visto e fatto tutto, e quindi inevitabilmente è cambiato nel mondo esterno. Ormai non può vivere nella caverna, ormai il buio lo accecherebbe, potrebbe contaminare con le sue idee libere coloro che sono rimasti dentro. Lui è un uomo che ha sperimentato la libertà, e per questo non può reinserirsi negli ingranaggi del Vault. Mi dispiace, sei un eroe, e devi andartene. E così, l'abitante del Vault, quando la porta si richiude per la seconda volta alle sue spalle, questa volta per sempre, si incammina in lontananza, verso una nuova destinazione, diventando l'eroe byroniano, colui che viene rifiutato da coloro che ha salvato, a cui non vengono dedicate poesie ed elogi, ma solo un secco "tu non sei come noi". La zona contaminata lo ha cambiato per sempre. Lui ha cambiato il Vault 13 e ha cambiato per sempre la zona contaminata a sua volta. Ma se c'è una cosa che invece non è cambiata e che rimane costantemente ciò che stravolge gli equilibri sociali e può cambiare un uomo, è la guerra. La guerra non cambia mai.